Credere e non credere. Tic tac, il tempo sta per scadere. Deborah, non è difficile per te essere nubile nella tua posizione, poi? Questa domanda mi viene fatta sempre più spesso con l'avanzare dell'età e ogni volta mi interrogo su come io debba rispondere. Posso dirti la verità? Finora mi sta andando molto, molto, molto bene. Sì, sono così felice di poter servire Dio e sono altrettanto felice di vedere quante persone sono state benedette attraverso il mio servizio. Posso fidarmi di Dio anche per quanto riguarda il mio futuro e puoi farlo anche tu. Così come io posso essere di ispirazione per le persone che mi ascoltano, a mia volta vengo ispirata e incoraggiata dai miei modelli di riferimento. Uno di questi è Abramo. La sua storia mi motiva tantissimo. Sai cosa dice la Bibbia di lui? Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto. Così sarà la tua discendenza. Romani 4:18. È così che vivo ed è così che voglio vivere. Sì, perché dovrei pensare con tristezza a ciò che non ho quando posso gioire di ciò che ho? Mentre la gente pensa, tic, tac, il tuo tempo sta per scadere, Dio sorride incoraggiandoti e dicendoti aspetta e vedrai. Così come ha promesso a Zaccaria e a sua moglie di diventare genitori in età avanzata per poi compiere il miracolo, anche tu puoi confidare che Dio accoglierà le tue preghiere mentre continui a servirlo. Sì, questa è la chiave. Zaccaria pregò di avere un figlio per molti, molti anni. Avrebbe potuto ritirarsi con il broncio. Dio mi ha deluso molto. Ascolta le preghiere degli altri mentre ignora le mie. Conosci questo genere di pensieri? Invece, Zaccaria continuò a servire Dio fedelmente e lì sperimentò il suo miracolo. Se continuerai a perseverare, anche tu incontrerai Dio ancora e ancora. Sì, mentre servirai, Dio farà ciò che sa fare così bene. Preparerai il tuo miracolo. Credi, abbi fiducia. Continua a servirlo. Sì, se continui a servirlo, Lui farà ciò che sa fare così bene. Preparerà il tuo miracolo. Grazie di esistere, Deborah.